Voga 2015, giorno 12. Ciao a tutti, sono Grizzly e c'è un caldo allucinante. L'argomento di oggi è attore e attrice preferito. Bene. Quando ad aprile ho affrontato questo argomento nel Veda, ho pensato subito l'attore che preferisco, che mi ha fatto ridere di più, che mi è piaciuto di più, ho apprezzato di più in passato, è stato certamente Eddie Murphy, però mi sono anche reso conto di una cosa, che io ho visto i film di Eddie Murphy doppiati, quindi in realtà non ho visto quali sono i toni che ha utilizzato Eddie Murphy, non ho visto la vera recitazione di Eddie Murphy, ho visto i gesti, le azioni compiute da Eddie, ma la voce era quella di un doppiatore, quindi non so quali sono le sue inflessioni, non so qual è la sua tecnica recitativa. E quindi, in effetti, ripensandoci, la situazione è un pochino più complessa di quanto possa sembrare. Tra gli attori italiani, certamente quello che resta il mio mito, che è il mito di molti italiani, è il grande Albertone, Alberto Sordi, ma se devo guardare agli attori un pochettino più attuali, sicuramente uno degli attori che è stato un punto di riferimento per me, per un po' la cinematografia in genere, la cinematografia che mi piace, sicuramente è stato Robin Williams. E, il suo essere un attore poliedrico che è passato dalle cose anche un po' stupidine alle cose molto serie. Vi consiglio, tra le altre cose, due film di Robin Williams. Credo di averlo già fatto anche in un diario di viaggio on the road. Comunque vi consiglio due film molto belli con Robin Williams, che sono Risvegli e Toys. Vi lascio su doobly-doo eventualmente il link per i DVD su Amazon. E insomma, questo è quello che penso, però ammetto che anche di Robin Williams qualche film l'ho visto in lingua originale, ma molti film li ho visti doppiati. Tuttavia, come ben sapete, molti doppiatori italiani comunque sono molto bravi, molto più del doppiaggio che c'è in molte parti del mondo, almeno questa è la mia opinione, quindi comunque penso che anche i film che ho visto doppiati in italiano comunque avevano un bel doppiaggio e si è mantenuto il più possibile la tonalità e la funzionalità della recitazione, quindi almeno questo è quello che penso. E voi, qual è il vostro attore o la vostra attrice preferita? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Poi non dimenticate di iscrivervi e fare pollice in alto, e noi ci vediamo domani con il prossimo vlog. Ciao a tutti!